Cosa pensi dei miracoli? Penso che ci sono tanti tipi diversi di miracoli. Ci sono dei santi oppure Gesù che hanno fatto dei miracoli, ma quello che a me stupisce in maniera particolare sono i miracoli dentro questo universo. La vita su questo pianeta è un miracolo incredibile. Pensare che tutte le creature viventi, dai batteri alle piante, al muschio, agli esseri umani, agli elefanti, vengono tutti da una stessa unica cellula che a un certo punto è riuscita a iniziare a vivere e iniziare a riprodursi. È qualcosa di miracoloso. A scuola non ci insegnano la stupefacente realtà delle cose. Ti dicono la cellula, ci sono i mitocondri, ci sono il nucleo, il DNA, eccetera. Ma la cellula è qualcosa di incredibile. Se noi portassimo una cellula alla misura di 800 metri, vedremmo milioni di oggetti che viaggiano dentro alla velocità di un colpo di pistola, si scontrano, si spaccano, ogni 7-8 secondi il DNA viene danneggiato perché gli arriva una 500, un pallone da rugby, che è una cosa che gli scienziati non riescono a capire come può funzionare questo miracolo. Così come tutto è incredibile, miracoloso. Come hanno fatto i ramarri a farsi crescere le piume e poi riuscire a volare? Perché i ramarri hanno iniziato a cercare di volare nonostante che sbattevano la faccia ogni volta, si buttavano giù dai rami, facevano così, non succedeva niente, sbattevano e però continuavano a cercare di farlo. A ogni piccolo risultato andavano avanti. È stato un caso che il primo ramarro ha deciso di provare a pigliare un insetto buttandosi giù da un ramo. È stato un caso che la ramarra che ha visto il ramarro tutto pieno di bernoccoli perché continuava a buttarsi dall'albero e ha detto: ma bello però questo ramarro, vorrei farci dei ramarrini insieme. È stato un caso che gli è spuntata una piuma. Però in qualche modo era scritto che quel ramarro prima o poi riuscisse a volare ed è una cosa miracolosa. Miracolo. Non è una magia. Non serve. Il cilindro. Non serve. Un cappello. Un miracolo è cambiamento di prospettiva. Tutti siamo chiamati a fare miracoli. Non occorre la bacchetta magica. Venite alla gine parchetta.
Piaciuta la canzone? Ah, bellissima, ci siamo. È dedicata ovviamente a una zona di Napoli, quella dei contrabbandieri, no? Ma Santa Lucia non protegge i contrabbandieri, Santa Lucia protegge la vista, quindi dovrebbe essere la mia santa di elezione. Solo che io ne preferisco un'altra, perché Santa Lucia perse la vista a causa della sua fede, invece io preferisco un'altra santa che recuperò la vista a causa della sua fede. E chi è questa? Questa si chiamava Ottilia di Homburg. Sul calendario è Santa Odilia o Saint Odile, là in Alsazia, la regione che lei protegge. Nacque cieca e il padre, che era un nobile, non se ne faceva niente di una cieca in famiglia, la affidò ai servi perché l'andassero ad ammazzare, a buttare, a fare qualcosa. Questi la portarono invece in un convento, lì fu battezzata e al momento del battesimo recuperò la vista. La vista? Sì, la recuperò. E a quel punto il padre tornò, opportunisticamente tornò alla città, cercò di farla sposare, lei non si volle sposare, si fece suora, poi diventò badessa, poi divenne santa. Vabbè, però scusa, secondo me questa santa qui è più forte. Dovrebbe. Però come è andato a finire? Che invece la carriera ha riso a Santa Lucia, che è diventata patrona dei ciechi, degli oculisti e pure degli elettricisti per la serie Fiat Lux. Io credo che questo sia un grande mistero. Se parliamo del miracolo della vita, chi l'ha fatto? Ogni cultura, ogni popolo ha una spiegazione diversa. C'è chi pensa che esiste un Dio con la barba che sta in cielo. C'è chi pensa, come i taoisti cinesi, che esista una legge della natura che è magica, che è miracolosa e che regola tutto. Pensa che 3.000 anni fa i cinesi pensavano che questa forza della natura fosse il vuoto, fosse quello che non esiste. E c'è una storia bellissima che loro raccontano per spiegare questo. Dice: che cos'è importante nel bicchiere? Nel bicchiere è importante il vuoto, perché se non ci fosse uno spazio vuoto nel bicchiere io non potrei usarlo per riempirlo d'acqua e poi bere. Cos'è importante nella porta? È il buco che ti permette di entrare nella casa. Se la porta non avesse quel vuoto che ti permette di entrare non servirebbe a niente. E cos'è importante nella ruota? Nella ruota è importante il vuoto che c'è al centro, dove tu puoi inserire il mozzo del carro e quindi il carro, la ruota può essere utilizzata. E se andiamo oggi a vedere la realtà scientifica, ci dice che tutto è creato dagli atomi e poi guardi dentro gli atomi, ci sono delle particelle subatomiche che a volte sono un'onda e a volte sono materia, per cui non esistono proprio del tutto. Poi se tu prendi l'atomo, a scuola ci hanno fatto vedere il disegno, c'è il nucleo e poi intorno gira il satellitino, poi c'è un altro satellitino, eccetera. Ma in realtà se io prendessi il nucleo dell'atomo e lo portassi alla misura di una ciliegia, il primo satellitino starebbe facendo, noi siamo a Bologna, farebbe Grecia, Jugoslavia, Austria, Svizzera, perché la distanza, il vuoto che c'è nell'atomo è immenso. E hanno calcolato che se io prendessi tutti i nuclei, tutti i satellitini degli atomi che formano il Monte Bianco e li mettessi uno sull'altro senza lo spazio vuoto, tutto il Monte Bianco starebbe in una tazzina di tè. È una roba, non l'ho inventata io, non è una barzelletta, è proprio gli scienziati lo dicono. Allora scopriamo che c'è questo vuoto che è magico. Poi se vado a vedere un'altra cultura trovo un'altra spiegazione
di chi ha creato il mondo, di chi ha fatto questo miracolo nel quale noi viviamo. Tutte queste spiegazioni a prima vista sembrano diverse, perché abbiamo delle religioni che Dio è uomo, ma è maschio, altre che è invece la dea madre, e altre religioni che è un animale, altre religioni che è il vento, il fuoco, il sole. Poi però, se vai a vedere in questi racconti che cercano di spiegarci il miracolo della vita, è straordinario, perché vedi tantissime somiglianze. Una trasformazione, u, un, una, f, fo, r, m, forma, una formazione, t, tu, t, tutti, s, si, a, siamo, c, chi, chia, chiamati, a, ad, f, fo, a formarci, s, su, sul, sulla, d, di, s, disabilità, c, che, e, u, un, una, t, trasformazione, o no. Cioè l, la, d, di, disabilità, c, ci, o, ci obbliga a, a cambiare prospettiva, a cambiare p, pu, punto di vista. Il mondo, d, di, p, dipende, d, da, c, co, com, come, l, lo, lo guardi. L, la disabilità dipende da come la guardi. O no? Di, p, pe, r, s, di per sé. L, la, d, di, s, sa, abilità. E, u, un, una, s, sfi, una sfiga. B, ba, basta, c, ca, cambiare, u, un, una, c, consonante, e, d, di, e diventa, d, s, una sfida, e, u, un, una, s, sf, sfi, è una sfiga, m, ma, d, di, pende, d, da, dat, te, da, dipende da te, c, ca, m, cambiare, u, un, una, c, consonante, o no. Ehi, Carlo, Belli, ma cosa fai? Suono. E ti metti a suonare, sì. In una biblioteca, ma non ho capito. Beh, perché? E qui si viene a leggere i libri, guarda, io ho preso sto qua di Dario Fo. Ho capito che si viene a leggere, ma adesso è così. Ma lo sai cosa succedeva qui 60-70 anni fa? No, che cosa succede? Qui ci giocava la Virtus. La Virtus, a basket? Sì, qua, basket. Qua dentro? Virtus Simmental, quelle cose lì degli anni 50. E poi si faceva anche un'altra cosa, gli incontri di box. Qua dentro, in mezzo ai libri si picchiavano, cioè, non ho capito. In mezzo ai libri, dai. A quell'epoca la biblioteca non era mica qui, era dall'altra parte. Qui si faceva un po' di tutto, come ti dicevo, e c'era un campione locale di box, Franco Cavicchi, da Pieve di Cento, il quale aspirava al titolo europeo. E qui dentro una volta si batté contro il tedesco Herbert Wiese e finì a botte fra loro sul ring, ma anche fra il pubblico. Fra il pubblico, ma alla fine chi ha vinto? Il tedesco? Del pubblico non so. Sul ring ha vinto Franco Cavicchi, alla sesta ripresa. Alla sesta ripresa? Sì. Oh, guarda là, ma chi sono quelli lì? Quelli lì? Boh, sarà mica quelli della Fortitudo. Dai, vieni. Dai, vai.
Altra cosa? Per comporre una canzone commovente devi pensare a chi ti fa vibrare il cuore. Io l'ho scritta ed è davvero sorprendente, pur non essendo una canzone d'amore. Dante si ispirò a Beatrice, ma chi sarà la nostra ispiratrice? Una zebra può, yeah, yeah, yeah. E l'ha data tempo fa, no, no, no. Uno strano mare già, yeah, yeah. Occhio amico di papà, no. Una zebra può. Che c'è? Che c'è? Apua, 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 una zebra pua. E c'è bisogno di zebra, è zebra. È una grande novità. C'è bisogno di zebra, zebra. Assomiglia ad un sofà. C'è bisogno di zebra, zebra. Non una specie ma pua. C'è bisogno. Una zebra pua, beh. Che c'è? Che c'è? Apua, apua, apua. La chiederanno certo alla televisione e le vorranno dedicare una canzone, credo questa qua. Una canzone contro l'emarginazione, una denuncia della discriminazione che una zebra subisce solo a causa della sua diversità. Lei problemi non ha, lei del male non fa, solamente lei non sa che sa il fosso delle strisce che alle zebre normali ti ritrovi ricoperto di bua. La tua vita cambierà, zero possibilità, pari opportunità, neanche più la libertà di mostrare alle altre zebre invidiose il tuo nuovo mantello a bua. Che questa società lei tutela, non ha dei fratelli che ostentano una non conformità. Una zebra pua, c'è bisogno di zebra, è fortunato chi ce l'ha. C'è bisogno di zebra, poverina lei non sa. C'è bisogno di zebra, sei piena di pua. C'è bisogno, una zebra pua, che c'è, che c'è. E io mi batto per un mondo nuovo in cui ogni animale diverso, anormale, non si debba vergognare di essere originale. Così potremo finalmente ammirare una grande varietà di creature decorate coi motivi più strani e curiose acconciature come un topo Bordeaux, un leone frisé, una scimmia fumè, un tapiro con le mesh, un vitello con i piedi di patè, imbattito di una mucca molto chic che racchiude le mammelle in un enorme push-up, un maiale con le pence, una blatta coi fuso e una zebra con un look che fa invidia alla Carrà, bracadabra. Che bella la mia zebra, c'è bisogno di zebra, zebra. E qualcheduno che uccida la corista che grida. Applausi per zebra, 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 zebra. Applausi, applausi, applausi per zebra, 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 zebra. Applausi, applausi, applausi per abracadabra. Che bella la mia zebra, una zebra molto strana. Oh, cazzo c'entra Sant'Anna. Che è sto bordello? Non siamo mica al Luna Park.